e si rivolta alle biblioteche, alle librerie, alle associazioni culturali, alle scuole, all'università e a molti altri soggetti, alle volte anche individuali, una singola persona che ritiene di poter dare un contributo alla promozione della lettura. L'idea quindi è di cercare di costruire dei percorsi condivisi per rendere la lettura un'esperienza non solo individuale ma socialmente rilevante. Questo è l'obiettivo del Patto per la lettura. Fare tante cose di cui il Patto si occupa, c'è periodicamente tutti gli anni, quando arriva il 25 di marzo, anche di fare qualche cosa legato alla figura e all'opera di Dante Alighieri. Fra queste ci è venuto fin dal primo, quello del 2020, di proporre alla radio più conosciuta della nostra città, Radio Parma, un inserto di qualche minuto che ci sarà anche fra mezz'ora, 40 minuti, forse poco, nel quale vengono presentati i principali eventi che riguardano Dante in quel Dante di quell'anno. Per esempio, la prima è stata una maratona di lettura che, se vi ricordate come stavamo nel marzo del 2020, eravamo ognuno di noi tappati in casa, per fortuna che c'era prima il telefono e poi internet, abbiamo potuto mettere insieme una trentina di persone che hanno letto per un paio di minuti ciascuno per radio collegandosi col telefono. L'anno scorso, per esempio, voi ricorderete che c'è stata quella bella uscita del nostro ministro della cultura che ha scoperto che Dante è di destra, no? Una genialata degna di migliori impegni, mi permetto di dire, qui davanti a tutti voi. E allora abbiamo provato con la loro collega, la professoressa Isotta Piazza, a fare qualche considerazione sul posizionamento politico di Dante, ma non del suo ai suoi tempi, ma di come la sua figura sia stata utilizzata a fini politici, grosso modo, dal Risorgimento a arrivare a questo dopoguerra. Oggi abbiamo questa bella idea di vedere come quest'opera si sia diffusa nel mondo attraverso queste traduzioni nelle più svariate lingue ed anche nei dialetti. Quindi il Patto per la lettura ringrazia l'Università di Parma per questo bel contributo. E adesso do la parola a lei. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Io sono Francesca Ciani, insegnante e libraia della Libreria Piccoli Labirinti di Parma, nata nel 2014 da un'idea mia e di Ernesto Tirri, il titolare, ed è una libreria indipendente che è qui vicino, è sita in via Gramsci numero 5 della Galleria Santa Croce, ed è una libreria assolutamente indipendente, diciamo nel senso più forte del termine, ovvero negli anni noi abbiamo scelto di avvicinarci a un'editoria medio-piccola indipendente, che avesse dei progetti forti, soprattutto dal punto di vista sociale, perché la nostra scelta di aprire in un contesto come il quartiere Pablo nasce proprio dalla voglia di rendere una libreria un avamposto culturale da un lato, ma soprattutto un luogo di aggregazione. Noi abbiamo sempre definita un focolare la nostra libreria, perché ci piace l'idea che anche chi è più in difficoltà possa trovare in una libreria un luogo di aggregazione. E attraverso il libro che reputiamo mediatore culturale, sociale e relazionale per eccellenza, abbiamo voluto negli anni promuovere iniziative e relazioni. Tra le rassegne che abbiamo promosso nel tempo ce ne sono due che ci piace ricordare in questa sede, che sono Versi diversi, che è stata una rassegna di poesia che ha visto la luce per due anni, adesso stiamo riflettendo su come riprenderla per far conoscere poeti contemporanei che hanno un legame molto forte anche con la poesia del passato. È la rassegna Spazio alle donne, che ha visto avvicendarsi tantissimi autori ed autrici che hanno cercato attraverso il libro come ponte un dialogo tra generi in un periodo storico difficilissimo, proprio nel dialogo tra generi. Abbiamo ospitato tantissime persone, non ultimi i ragazzi della spumizzeria di Scampia, che mi piace poter ricordare, primo perché a Scampia ci sono dei murales dedicati a Dante, proprio grazie a questi ragazzi che a 20 anni, 10 anni fa, hanno rilevato la Marotta e Cafiero, che inizialmente era una casa editrice di Posillipo,
l'hanno portata a Scampia e hanno proprio utilizzato il libro per aiutare i ragazzi a uscire dalla strada, aiutare i ragazzi a trovare una motivazione per sognare, una motivazione per andare avanti nel tempo. Tanto che l'editore di questa casa editrice, che è Rosario Esposito La Rossa, è stato insignito dal presidente Mattarella proprio dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana per l'azione sociale che ha svolto a Scampia, che adesso si stanno spostando a Melito, attraverso il libro. E questo rientra tra le nostre proposte su Parma, perché tanto quanto loro ci sentiamo anche noi spacciatori di libri. Il libro è un oggetto che permette di portare messaggi, incentivare riflessioni, promuovere relazioni e offrire uno spazio di aggregazione, oltre che per avvicinare nuove persone alla lettura. Ed è per questo che 3 anni fa, grazie a Giovanni Galli, al Comune di Parma e a Roberto Ceresini, abbiamo deciso di partecipare e di sottoscrivere il Patto per la Lettura. Da una parte per creare davvero finalmente un dialogo tra tutti gli attori protagonisti che ci sono dietro un libro, e quindi a fare cultura, e poi proprio per incentivare attraverso tante iniziative che stiamo mettendo in campo l'avvicinarsi alla lettura di persone che hanno paura dell'oggetto libro. Oggi ci abbiamo tenuto ad essere qui perché ci siamo accorti di come nel tempo il passato e il presente siano strettamente collegati, e non sono pochi in questo senso editori e autori che si sono spesi e si spendono in pubblicazioni legate alla figura di Dante Alighieri. Una figura che troviamo sin dagli albi illustrati per i bambini più piccoli. Io ho portato alcuni esempi. Il primo è Il diario segreto di Dante, che è un albo illustrato ideato per Risfoglia Edizioni, che è un marchio di Armando Curcio, da Maria Gianola, che sta ideando tutta una serie di questi diari per far conoscere alcuni personaggi chiave del nostro passato. In questo manuale per bambini piccoli, perché a lei piace chiamarlo manuale, le racconta Dante attraverso i gusti, attraverso le scelte, attraverso il contesto sociale, politico e geografico in cui è cresciuto, e comincia a farlo conoscere ai bambini. Questo è un albo aperto ai bambini dai 4 anni di età, quindi partiamo proprio dai piccolissimi. Un altro esempio che ho voluto portare è il libro di Enzo Siciliano, che si chiama Quel nome di Dante. È un volume per bambini dai 9 ai 10 anni in su, in cui in maniera molto ironica e ovviamente con un linguaggio adatto alla loro età introduce la figura di Dante Alighieri non solo con la sua storia ma con un'analisi simpatica e dettagliata delle sue opere. Un altro progetto molto bello a livello editoriale che la Giardina Edizioni, che è una casa editrice pugliese, ha ideato è Offierlo. Una professoressa della provincia di Napoli ha deciso a un certo punto di avvicinare i ragazzi alla figura di Dante attraverso l'amore. Ma come l'ha fatto? Ha tradotto alcune cantiche dell'inferno in napoletano, quelle in cui più ci poteva essere un concetto d'amore che si avvicinasse anche al modo di ragionare dei ragazzi di quelle zone. E quindi c'è un'introduzione sulla figura di Dante legata anche alla musica contemporanea, perché nella musica contemporanea ci sono tanti riferimenti a Dante, soprattutto nel rap, che è una cosa strana ma che ho scoperto recentemente grazie a questo libro, e poi ha tradotto in napoletano alcune cantiche, ed è un progetto veramente bello. Un altro esempio sono 2 saggi divulgativi piccolissimi di Bianca Sorrentino e Ferdinando Pappalardo, che sono 2 docenti universitari, in cui hanno raccontato come la lettura del mito e della letteratura contemporanea passi necessariamente dalla figura di Dante Alighieri. Cioè il loro intento è stato quello di spiegare come senza la figura di Dante Alighieri probabilmente tutta la lettura del mito e tutta la lettura di oggi della letteratura contemporanea non sarebbe stata la stessa. E ultimo esempio che vi ho portato tra i tanti che proponiamo è un romanzo che si chiama La strada di Miriam. Questo è un romanzo che è stato editato nel 2023, novembre 2023, quindi è recentissimo, e in teoria sembrerebbe non avere nulla a che fare con Dante Alighieri. In realtà l'autore, Carlo Greco, che è un giornalista insegnante siciliano trapiantato a Milano, parte dai primi versi del primo canto dell'Inferno per raccontare il Covid. Attraverso quei versi Dante racconta, Carmelo Greco racconta il percorso infernale che Miriam deve fare per tornare da Milano in Puglia in un momento tristissimo come è stato quello del Covid-19, consapevole del dramma che l'aspettava nella sua città. Ma è un libro intriso d'amore e io sono rimasta stupita quando ci ho trovato dentro tanto Dante, e quindi l'ho voluto portare come esempio.
Questi sono solo alcuni degli esempi che noi proponiamo in libreria, in cui abbiamo scoperto esserci questa figura gigantesca, ma in realtà così vicina ai giorni nostri, così vicina alle nostre emozioni e al nostro vivere quotidiano. Ed è per questo che ci tenevamo a esserci oggi, per raccontarci, per raccontarvi quanto poi in realtà, dal nostro punto di vista, Dante sia una figura che unisce molto passato e presente, ma anche realtà culturali apparentemente diverse. Io approfitterò per lasciare dei segnalibri della nostra libreria qui sul tavolo, per chi avrà la curiosità, insomma, potrà venire a scoprire di persona queste proposte e tutto quello che noi abbiamo. Colgo l'occasione per ringraziare il Dipartimento, il professor Catelli, il professor Assori, per l'invito, perché per noi era importante. Io sono molto emozionata, perché sono anche una studentessa di questa università, quindi avevo tante di quelle cose in ballo che, insomma, te lo faccio, lo devo fare. Purtroppo non mi potrò fermare perché devo scappare dal lavoro adesso, però vi ringrazio molto, ringrazio Giovanni e vi invito anche a scoprire quello che è il patto per la lettura, le cui caratteristiche sono presenti sul sito del Comune di Parma. Grazie mille.